Ma non è che è andata via la luce? Salvo, è andata via la luce! Giorgia, adesso però dove sarà il quadro luci? Giorgia? Hai sentito? Sì. Perché hai chiuso la porta? Mamma! Cinzia! Siamo qua giù! Brava, Ulla! Cinzia! Siamo rimasti bloccati qua giù! Ragazzi, ci vediamo il 17 dicembre a Napoli al Christmas Village! Ci saremo io, Babbo Salvo e Mamma Cinzia! Mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi! Uffa, ma c'è qualcuno che mi aiuta? Io non posso, sto lavorando! Io non posso, sto facendo i compiti! Ogni volta la stessa storia, ho bisogno di una mano io e spariscono tutti, hanno sempre qualcosa da fare. Vabbè. Ragazzi, qualche giorno fa il babbo mi ha portato nel negozio di giocattoli a prendermi qualche regalino. Mi sono presa questo e qualche altro burro di cacao come questi che ce l'ho su in camera. E poi guardate, mi ha comprato anche le unghie finte. Cioè, io ragazzi le adoro, poi qua ce ne sono altre, però non me le voglio mettere in tutte e due le mani perché danno fastidio a prendere le cose. Comunque, a me mi piacciono un sacco, ma soprattutto questo qui, che io quando l'ho comprato, cioè, pensavo che si apriva da qui, invece no, si apre da... Il manichino! È bellissimo! E dove vado? In palestra, no? E te piuttosto, non stavi facendo i compiti? Sì, ho finito e ora stavo giocando. Voi due la smettete, anzi abbassate anche la voce che sto lavorando e non riesco a concentrarmi. Capito Giorgia? Non fare confusione, che il babbo okay. Sta lavorando. Senti un po', fammi vedere quella mano prima di andare via, quell'altra. Eccola. Dai Giorgia. Bene. Le unghie finte, ma me le fai vedere e poi vado via? Ok. Dove sono? Che belle. Guarda questo. E che cos'è? È un burro di cacao, ma guarda. Che bello. Ma che è successo? Mamma, ma non è che è andata via la luce? Ma mi sa di sì, Giorgia, che è andata via la luce. Sarà anche perché fuori è tempaccio e tiravento oggi. Salvo, è andata via la luce. Sì, ho visto, mi si è spento anche il computer. Cinzia, per favore, ci vai te a accendere il contatore? Sicuramente è saltata la luce laggiù. Io devo finire di lavorare, se no faccio tardi. Salvo, io guarda, devo andare in palestra, se no faccio anche tardi. Per favore, riattaccala te, anzi sbrigati, perché se no le cose in frigo si scongelano e poi bisogna buttarle, eh? Ok, vado io. Giorgia, che fai? Vieni con me, mi fai compagnia? Ragazzi, per me il babbo ha paura di andare giù da solo. Se siete d'accordo con me, lasciate un bel bollicione e continuate a seguirci. Ciao Salvo, ciao Giorgia. Mi raccomando, riattaccate il contatore alla svelta. Ciao Giorgina, dai per favore, mi fai compagnia. A me mi dai anche una mano, no? A tenere la luce, che dici? Babbo Fifone ha paura del buio. Vabbè, comunque va bene, vengo a farti compagnia. Sì, brava Giorgia. Senti, io vado a fare la pipì, te prendimi la torcia, ok? Babbo, dov'è la torcia? Dai Giorgia, dovrebbe essere lì, vicino alla televisione, fai in fretta, dai. Vicino alla televisione. Ti raccomando. Dai, ma qui non c'è. Babbo, sei un bugiardo, qua non c'è. Come non c'è Giorgia? Ma l'avevo visto prima lì, eh. E dove sarà adesso? Fammi vedere a me, dai. Allora, la torcia, qui non c'è. Qui non c'è. Giorgia, abbiamo un problema. E non abbiamo la torcia per andare giù. Facile, babbo. Chiama la mamma e chiedigli dove potrebbe essere una torcia. Perché sicuramente l'avrà spostata lei. Se sposta sempre lei tutto. Niente di particolare, noi dobbiamo scendere giù ad accendere il contatore. Il problema è che da mezz'ora stiamo cercando una torcia ma non si trova. Per caso sai dov'è? Ah, ok, quindi ancora non l'avete attaccata. No. Comunque la torcia è in cucina sopra il forno. Ma che ci fa sopra il forno una torcia? È lì. Va bene, vai, ciao. Ciao, sbrigatevi. Ciao, ciao. Hai visto? Facile, babbo. Bastava chiedere alla mamma. C'hai ragione, andiamo, dai. Andiamo, Giorgia.
Piano, se no si casca, che non c'è corrente, non c'è luce. No, cioè, però, cioè, scusami, ma se tu stai dietro con la lampadina, io davanti non vedo nulla e rischio di cascare, sì, ridi, poi casco e faccio male. Vai, facciamo, metto un'altra sta lampadina, non vedo. Andiamo, Giorgia, su che ci siamo quasi, dovrebbe essere di qua. E che c'è? Scusami, la sua vita è la mia ombra. Andiamo, dai. Andiamo, Giorgia, se non sbaglio dovrebbe essere qui dentro, il quadro luce. Vieni Giorgia, però stai dietro e soprattutto controlla la porta, va bene? Giorgia, adesso però dove sarà il quadro luci? Non lo so. Allora, qua di sicuro no, perché qui è solo tutto buio e non si vede niente. Brava, metti la luce. Vediamo ora qui. Non c'è acqua piovana. Come Giorgia? C'è puzza di acqua piovana. Amore, lo so, qui non ci si viene mai. Allora Giorgio, dobbiamo trovare un coso che è così quadrato con tanti piccoli bottoncini da portare in su, ok? Se lo trovi dimmelo perché io non me lo ricordo dov'è. Ok babbo, ci provo a trovarlo. Bene Giorgio, allora tu cercalo di qua e io cerco magari da quest'altra parte, va bene? C'è del sale, un estintore, tubi, contro tubi. Bombolette, boh, tubi. Tutti verdi, però non vedo niente di tutto quello che mi ha detto il babbo. Babbo, ti ha trovato qualcosa? No Giorgia, io non ho trovato questo quadro luce, ma dove l'hanno messo? Non me lo ricordo. Ah babbo, ma forse è quello. Quale Giorgia? Non lo vedo, dimmi qual è. Quello babbo. Quale? Questo qui? Mi sa Giorgia che guardando i tubi questo qui non è il contatore ma è qualcosa per l'irrigazione esterna. Quindi questo non è il contatore ed è anche spento perché non c'è corrente. Oh Giorgia, come si fa? Babbo, c'è un ragno. Dove? Lì. Ma io non capisco, lo potevano mettere questo contatore in un punto più accessibile, più semplice? Dove sarà? Forse è quello! Quale Giorgia? Giorgia, hai ragione! Brava Giorgia, l'hai trovato! Ma perché non l'abbiamo visto prima? Alza un po' la luce che non ci vedo. Ok, brava, allora sarà questo il bottone, non lo so se... Giorgia? Hai sentito? Sì. Perché hai chiuso la porta? Non l'ho chiusa io! Però si è chiusa! Ma secondo te io da qui ho potuto chiudere la porta? Hai ragione, sarà stato il vento perché fuori c'è brutto vento, magari con la corrente si è chiusa la porta. Vabbè, che ci vuole? La apriamo e usciamo, no? Tanto ormai l'abbiamo acceso la luce. Dai, Giorgia, apriamo questa porta così si esce perché incomincia a avere l'ansia qui io. Ok. Dai. Allora, provo a tirare, non si apre. Provo a spingere e non si apre. Giorgia, tu stai facendo così perché tu sai che io ho paura del buio e di queste zone abbastanza chiuse. E quindi fai finta che la porta non si apre, giusto? Babbo, io non sto facendo nessuno scherzo, provati, vediamo. Ci provo io perché te lo so che mi sta facendo uno scherzo. Giorgia, la porta è chiusa. E che ti ho detto io? Ma come fai a chiudere? Cioè, se si chiude, c'è la maniglia, fai così e si apre, e invece non si apre. Giorgia, questo è un problema grosso. Che si fa adesso? Non lo so, restiamo qui. Ma che restiamo qui? Numero uno fa freddo. Numero due, tu sai che io ho un po' paura del buio e delle stanze chiuse. E quindi che si fa? Dobbiamo cercare per forza una via d'uscita, Giorgia, eh? Cerchiamo perché ci deve essere sicuramente qualche altra porta. Sì, babbo, solamente che... solamente questa. No, non c'è solamente questa. Sicuramente quando hanno costruito questa casa avranno pensato anche una via di uscita secondaria. Quindi impegniamoci a trovare la seconda porta. Ok, babbo. Se trovi qualche porta? No, qua ci ho già guardato prima. Non c'è nessuna porta. Neanche io. Qui non c'è nessuna porta. L'unica cosa, Giorgia, potrebbe esserci qualcosa qua giù in fondo. Però chi ci va? Io non ci vado. Te? Ma nemmeno io non ci vado. No, oh, ma come si fa adesso? Mamma! Apri! Mamma! Cinzia! Siamo qua giù! Brava, Ulla! Cinzia! Mamma! Siamo rimasti bloccati qua giù! Senti, mamma! Te senti qualcosa, Giorgia? No, io non sento nulla. Dai, Cinzia! Mamma!
aspetta, aspetta, Giorgia, scusa, ma non hai il tuo cellulare te dietro? Ma babbo, ma secondo te io mi porto il telefono qua giù? E poi non c'ho nemmeno la tasca a parte. Te ce l'hai il tuo, te lo porti sempre con te. E il cellulare mio? Sì, ce l'ho in tasca. Ecco babbo, chiamo la mamma, no? Brava Giorgia, non ci avevo pensato, scusami, guarda. Alla mamma, ok, chiamiamola, mia voce. A few moments later. Mi sa che qui il cellulare non prende. Stiamo trasferendo la tua ecco. chiamata alla segreteria telefonica. Giorgio, il cellulare qui dentro non prende. Babbo, la mamma non risponde perché non prende. Ma adesso che si fa? Giorgio, non so che cosa dirti. L'unica cosa da fare è aspettare che magari la mamma arriva, vede che non ci vede e magari scende giù e ad aprirci. Che dici? Dai. Anch'io Giorgia, ci resta solamente che aspettare, dai. Ma non le gambe, sono freddo. Dai Giorgia, in qualche modo la faremo. Voi ragazzi, scrivete nei commenti che siamo chiusi nella sala macchine dove c'è il contatore della luce. E soprattutto lasciate tanti like e iscrivetevi al canale. Te Giorgia, vieni qua, se ti fanno male le gambe, mettiti qua seduta. Tieni qua, così. E vieni qua, ti riscaldo io. Sono freddo. Dai amore, ti riscaldo io. Oh ragazzi, che stanchezza! Giorgia, hai sentito? Sì, l'ho sentito! Forse è arrivata la mamma! Hai ragione! Urliamo! Urliamo! Cinzia! Mamma! Cinzia! Siamo qua giù! Oh, ce l'hanno fatta a riattivare il contatore! Meno male! Ma dove sono? Salvo, Giorgia! Siamo nella sala macchine! Ci senti? Vienici ad aprire, che sentiamo freddo! Siete qui in cucina? Salvo, Giorgia! Ma non ci sono, ma dove sono? Salvo, Giorgia! Dai! Mamma. Siamo qua! In salotto non ci sono. Saranno su? Ma cosa staranno giocando che non mi sentono? Va, vediamo. Salvo, Giorgia! Cinzia! Mamma! Giorgia, hai spento la lampadina? Paura Giorgia, non avere paura, guarda, se non sbaglio il cellulare c'ha la lampadina, il flash, usiamo questa, vediamo. Meglio? Di sicuro era questa meglio. E vabbè Giorgia. Ma non ci sono neanche in camera. Saranno usciti. La macchina non c'è, quindi sono usciti. Però se sono usciti, perché non mi hanno avvisato? Sentiamo un po'. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria. Il telefono non prende. Sono usciti e non mi hanno detto niente. No, sono preoccupata, ma non è che è successo qualcosa, un incidente? Oh, cosa faccio? Babbo, dimmi. Possiamo provare ad andare qua nel corridoio perché mi ricordo che l'altra volta c'era anche la mamma. Sì. Siamo andati in fondo a questo corridoio e c'era una porta. Sei sicura, Giorgia, te lo ricordi? Perché sì. Di questa cosa non mi ricordo niente. Sì, sono sicura. Ok, allora stammi dietro e vado io avanti, ok? C'ho la lampadina. Ragazzi, ho paura. Se avete paura anche voi, lasciate un bel pollicione. Aspetta, Giorgia, che giro la lampadina. Mi vedi? Sì. Ok, vieni. Ok. Ragnatele. Oh. Aspetta, stai ferma che mi giro dall'altra parte perché non vedo niente. Te stai ferma, eh. Ok, ah, ok, vedo il fondo. Vieni con me, Giorgia. Vai, aspetta che mi rigiro. Ok, ti faccio strada. Ok. Vieni. Vieni, vieni. Tutte, devo anche guardare dove metti i piedi perché c'è tanta roba brutta qui. C'è la muffa lì, che schifo. Vieni. Ok. Oh, che cos'è questa roba qua? Aspetta, Giorgia, aspetta. Vai, ce la fa a saltare? Ok, brava. Attenta a questi ferri. Tu stai arrugginito. Ok, ci vedi Giorgia? Sì. Stai più vicino a me. Sì. Ok. Attento che qui c'è un pozzetto con l'acqua. Giorgia, io te lo dico, ma io non vedo nessuna porta qui, eh. Ok, io direi di tornare indietro. Sono tornata dalla palestra. Ancora nessuna notizia dal telefono.
messaggi non ne ho trovati. Ma dove sono andata a finire io? Sono troppo in pensiero. Chiamo i carabinieri, basta, ho deciso. Pronto? Sì, salve, sì. Volevo denunciare la scomparsa di mio marito e di mia figlia. Sì? Sì, salve Giorgia, sì, sono usciti di casa ma non hanno scritto né un messaggio né niente. E soprattutto non gli prende il telefono. Cosa devo fare? Ok. Ok, ho capito. Grazie. Ragazzi, mi hanno detto che devo aspettare 24 ore per fare la denuncia e per iniziare le ricerche. Io sono troppo in pensiero, però vado fuori a cercarli io. No, ma dove vado a cercarli con questo tempaccio? È meglio che aspetto qui. Stai attenta, c'è dove metti i piedi, eh? C'è un topo! Come c'è un topo? Aspetta un attimo, Giorgia! Topo! Sì, il topo sarà andato via di sicuro. Allora, mi sembrava di aver visto qua sopra. Ecco, lì c'è una finestra. È una finestrina che sicuramente dà fuori al giardino. E se non sbaglio, ce n'è un'altra. Vai più avanti, Giorgia. Ce n'è un'altra qua sopra. Esatto! La vedi, Giorgia? Sì, la vedo. Giorgia, la vedi? Sì. Lo sai quella che cos'è? È una finestrella per il ricircolo dell'aria. Di sicuro quella va più avanti, da nel giardino. Se la mamma è a casa e la chiamiamo da qui, probabilmente forse ci sente. Proviamo? Sì. Cinzia! Mamma, siamo qua giù, vieni a salvarci! Cinzia, siamo qui nella sala macchine! Mamma, vieni! Ragazzi, sono troppo in pensiero. Lo sentite anche voi? Io sento le loro voci! Ma dove sono? Siamo qua giù, dove c'è il contatore della luce! Ma cosa ci fate laggiù? Ma vieni, come fa freddo qui! Mamma, però c'è un piccolo problema! Quale? Devo andare in bagno! Pure! Cinzia, muoviti che c'è Giorgia, devo andare in bagno! Arrivo, datemi un secondo! Ragazzi, ma sono giù! Ma cosa ci faranno giù? Io non lo so! Salvo Giorgio, arrivo! Eccomi, arrivo! Ma sono qui davvero? Ma siete qui, Giorgia! Salvo, ero preoccupatissima! Mamma mia, ero preoccupatissima! Non vi trovavo da nessuna parte! Mamma, ti voglio bene! Amore, ma come avete fatto a rimanere chiusi dentro? Ma non lo so, stavamo alzando il contatore quando all'improvviso, boom, si è chiusa la porta e da lì non si è più aperta. Ci sta che sia difettata questa maniglia, mamma mia. Vabbè, io farei così, Giorgia sta morendo di freddo, io ho sete, Giorgia deve andare in bagno, io devo andare in bagno, saliamo e così almeno ci riscaldiamo un pochino. Va bene, Giorgia, dai, andiamo. Ragazzi, io direi oggi di concludere qui le riprese, perché io e Giorgia vogliamo andarci a fare una bella doccia calda, perché ci è rimasto un freddo addosso incredibile. Te, Giorgia, prima di chiudere, vuoi consigliare qualcosa ai nostri amici? Sì, mamma. Ragazzi, se voi andate in un posto buio e pauroso come il nostro, portatevi qualcuno dietro, ma soprattutto una torcia. A questo punto direi che se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, ovviamente iscrivetevi al nostro canale. Ah, Giorgia, vogliamo anticipare che tra qualche giorno uscirà la nostra nuova canzone. Esatto ragazzi, tra qualche giorno esce la nostra nuova canzone, quindi rimanete sempre in ascolto, guardate sempre il nostro canale, attivate la campanella così vi arriva la notifica. A questo punto Giorgia, non ci resta che salutarvi con un grande wow! Babbo, mi vado a fare la doccia. Venga anch'io. Ci vado prima io. No, io voglio andare io. Noi siamo Salvo e Giorgia, wow, il video è sempre una piazza.